Ciao a tutti, sono Fabio Portesano e sono come sempre nella nostra D-Net Studio. Anche se oggi, come potete notare, sono in rada. Che tu sia un diportista o un semplice appassionato, è fondamentale sapere come e dove poter ormeggiare la tua barca per la tua sicurezza e il tuo divertimento. Ecco alcuni consigli per entrare in un porto, in un marina, in sicurezza. Pianificazione anticipata. Studi attentamente le carte nautiche e le informazioni sulla zona del porto e della marina in cui desideri entrare. Prendi nota di eventuali ostacoli, canali, banchi di sabbia o altre caratteristiche che potrebbero influire sulla tua navigazione. Comunicazione. Prima di entrare nel porto, contatta la torre di controllo o il personale della marina tramite radio VHF o altri mezzi di comunicazione disponibili, quali ormai il telefono. Richiedi informazioni sugli ormeggi disponibili, le condizioni del porto e le eventuali restrizioni di accesso. Riduci la velocità. Quando vai piano, fai pochi danni. Riduci la velocità della barca quando ti avvicini al porto o alla marina. Questo ti darà maggiore controllo e tempo di reazione durante le manovre. Bada bene che ridurre la velocità non sempre è consigliato, ad esempio in caso di vento forte le manovre devono essere fatte abbastanza velocemente, proprio per evitare che la barca sbandi e perda il controllo. Osserva il traffico. Fai attenzione al traffico marittimo nelle vicinanze, soprattutto se stai entrando in un porto molto frequentato. Rispetta le regole di precedenza e mantieni una distanza di sicurezza dalle altre imbarcazioni. Segui le indicazioni. Osserva attentamente le boe, i segnali e le indicazioni fornite dal personale della marina o da eventuali segnalazioni visive. Queste possono guidarti verso il canale d'ingresso corretto e indicarti punti critici da evitare. Nel blog di Nelson troverete tantissimi articoli proprio su questi argomenti. Considera le condizioni meteo. Valuta le condizioni meteo attuali e previste. Se ci sono venti forti, onde alte o altre condizioni avverse, potresti voler ritardare l'ingresso nel porto fino a quando le condizioni non migliorano. La sicurezza è fondamentale. Prima di entrare nel porto, prepara le cime, i parabordi e gli altri strumenti necessari per ormeggiare la barca in sicurezza. Sempre prima si prepara la manovra. Come vedete, durante questi consigli la luce continua a cambiare proprio perché siamo in rada e continuiamo a girare. Esecuzioni delle manovre. Segui attentamente le istruzioni del personale della marina o dei segnalamenti visivi mentre ti avvicini all'area di ormeggio. Esegui manovre lente e precise facendo attenzione ai venti, alle correnti e alle altre imbarcazioni presenti. Fondamentale, mantieni la calma. Rimani calmo e concentrato durante l'intero processo di entrata in porto. La pazienza e l'attenzione ai dettagli sono fondamentali per una navigazione sicura. Un comandante calmo trasmette sicurezza all'equipaggio. Impara dalle esperienze. Ogni volta che entri in un porto, in un marina, cerca di imparare dalla tua esperienza. Prendi nota di ciò che ha funzionato bene e di ciò che potrebbe essere migliorato per le future entrate. Ricordati sempre che ogni porto, marina o altro approdo può avere le proprie regole e procedure specifiche, quindi è sempre consigliabile consultare le informazioni locali del portolano e chiedere assistenza quando necessario. Se non possiedi un portolano, ti consiglio di andare sul blog di Nelson e cercare gli articoli che ho scritto sul navigare in tutta Italia. È tutto. Spero ti sia piaciuto questo video e ti sia stato utile. Se hai domande o commenti, come sempre, lasciali qui sotto e ti risponderò al più presto. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di iscriverti al canale YouTube di Nelson, dove potrai scegliere video su manutenzione barca, tecnica e nuove tecnologie per la nautica. Buon vento, né poco, né tanto, ma il giusto.